sicurezza della posizione, esperienza e abilità in marcatura fanno di lui un gran difensore. Responsabilità, amore per la maglia e tanti anni passati alla Gialetto fanno invece di lui il capitano Maurizio Masia! Però metti bene. Gialettista fino al midollo, bandiera è sempre presente dalla terza categoria alla promozione. Autore quest'anno di presentazioni e parate clamorose, con sole 12 reti subite e ben 14 clean sheet. La sala cinesca, Davide Bossa! Leader indiscusso del centrocampo gialettista, allenatore in campo, metronomo della squadra, specialista di calci piazzati con due gol e vari assist, il comandante Marco Enea! Ma poi brucia come fuoco e dopo inizia a farmi fare.
fascia dei campi di prima categoria, costringendo gli esterni avversari a dover guardare le spalle piuttosto che avanti. In velocità surclassa ogni suo avversario e ogni rimessa laterale grazie a lui è un'occasione da gol. Il puro sangue, Alessio Argiola! Grandi abilità nelle sponde del gioco aereo e tanti anni di esperienza hanno spazzato via la ruggine e gli hanno permesso di essere una costante minaccia per le difese avversarie e un valore aggiunto per i compagni. La torre di Bono, Michele Ladu! Thank you.
rookie più interessanti della stagione. Portata qualità specialmente in campo aperto, il palestrato Paolo Bonis. Centimetri, corsa ed utilità al servizio della squadra. Arrivato come giocatore offensivo, si è affermato come valido elemento per la fascia e con importanti risultati anche nel lato difensivo del campo, con margini di miglioramento inimmaginabili, il Maranza Guglielmo Diaz. Nonostante il poco tempo di ambientamento, con la disposizione è sempre stata una delle principali scelte al centrocampo. Classe 2004, grandi qualità sia in fase di interdizione che di difesa della palla, con delle giocate che ricordano uno dei migliori centrocampisti della Serie A, Benasser Ali Zeyn. Arrivato lo scorso anno, uomo spogliatoio, portiere della tecnica sabatina e con la giolletta nel sangue, con un futuro dirigenziale assicurato e un presente in campo tutto da vivere, il presidente Marco Botta. Un infortunio fermato anzitempo la sua stagione, ma ha fatto a tempo ad iniziare i tifosi col suo mancino, autore di tre punti pesantissimi e traiettorie favolose, il maresciallo Stefano Via. Messaggi, fasciature, esercizi specifici. Se la forma fisica non è stato un problema, tanto lo si deve al mago dei muscoli. Con un grande senso di appartenenza, una presenza importante, sia in panchina che nello spogliatoio, Marco Orru. Passati da 30 a 12 gol subiti. Basta ha vissuto la miglior stagione degli ultimi anni e tutti i portieri sono cresciuti esponenzialmente. Tutto questo grazie al suo grande ritorno, il preparatore dei portieri, Massimo Littera. Thank you.
Roberto, anche a tutta la società, a tutto il membro che ha partecipato quest'anno a questo meraviglioso campionato di prima categoria Girone B Sarda, con la promozione della Gerretto Serra Magna. Noi vi ringraziamo. E adesso fate la cosa, giratevi tutti e fate un'olè qua.